20 giugno, come ormai è tradizione, è la data prescelta per la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita nel 2000 come occasione per ricordare la condizione di milioni di persone in tutti i continenti, costretti a fuggire dai loro paesi e dalle loro case a causa di persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani e conflitti. Arezzo ha un ricco programma di iniziative che vanno dalle mostre fotografiche ai seminari. Il Comune di Arezzo accoglie i rifugiati nell'ambito del progetto di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati del Ministero degli Interni dal 2008. Ha accolto 35 persone in piccole comunità con dei progetti per rendere autonome le persone con l'insegnamento della lingua e dei mestieri. Oggi inauguriamo una mostra allo Sportello Unico, un luogo popolare, un luogo frequentato per provare a portare questi temi all'interno appunto di luoghi frequentati da persone normali, tra virgolette. Dalla prossima settimana poi iniziamo una serie di eventi, prima di tutto un convegno di approfondimento su questi temi, sull'accoglienza presso il Comune di Arezzo, la settimana dopo, il 7 di luglio, una festa a Villa Severi, quindi anche un momento ricreativo con concerti, con band musicali e soprattutto con i tanti rifugiati presenti in questo territorio che parleranno delle loro esperienze. E sparsi nella nostra provincia ci sono 134 persone rifugiate che vengono da paesi diversi, ancora in realtà non hanno ottenuto lo status di rifugiato, per cui stanno intraprendendo tutte le pratiche necessarie per davvero essere garantiti nella nostra provincia al di là della fine del progetto che è prevista il 31 dicembre 2012.